29 novembre 1902. Nasce a Torino Carlo Levi, scrittore, pittore, politico, di quella generazione antifascista che va da Gobetti a Pertini, dai fratelli Rosselli a Leone Ginzburg. Carlo Levi si laurea nel 1923 in medicina e chirurgia, mentre già espone alle quadriennali di pittura. E dall'incontro determinante con Piero Gobetti scopre il liberalismo rivoluzionario. Levi diventa scrittore in Lucania. Nei due anni di confino, tra il 1935 e il 1937, Levi matura il libro Cristo si è fermato a Eboli, che poi sarà tradotto e celebrato in tutto il mondo. Dopo il rilascio, esule in Francia, Carlo Levi seguita a dipingere. Arrivato a Parigi nel 1939, venne al mio studio un giorno André Marot per vedere i miei quadri e appena entrato dalla porta gridò: «Ah, non ho mai visto una pittura più italiana di questa», cosa che mi parve assai singolare in quel momento, quando io stesso arrivavo con le orecchie ancora piene di queste accuse di scarsa italianità. Questo è Cesare Pavese, questo è un grande americano, l'architetto Frank Lloyd Wright, questo è Di Vittorio e questa, che sembra una contadina, è Silvana Mangano. Dopo il 1946 il suo nome esplode. Il sindaco poeta di Tricarico in Lucania è Rocco Scotellaro, discepolo e quasi un figlio per Carlo Levi, che conduce con lui una crociata contro la mafia. Un poeta, il triestino Umberto Saba, è il suo maestro di vita e a Linuccia Saba, figlia del poeta, Levi si accompagnerà per molti anni. Quando muore, nel 1975, a 73 anni, Carlo Levi sta dipingendo i ritratti, a memoria o dal vero, di tutti gli amici che ha conosciuto e frequentato nella sua vita.